Noi riteniamo che essere l'unico produttore europeo verticale, cioè che parte dalla materia prima, arriva al prodotto finito, addirittura al consumatore attraverso la rete di negozi, attraverso il retail qualificato, implichi che tu lo debba fare in modo sostenibile. Se no faremmo la scelta che hanno fatto tutti gli altri di andare a comprare dove costa meno senza preoccuparsi di chi lo produca e come lo produca. Nel momento in cui lo fai tu, non puoi che farlo in modo sostenibile. Gabel è un'azienda che fattura circa 50 milioni di euro, ha 350 dipendenti, di cui il 62% donne, un'età media di 42 anni. È stata fondata nel 1957, ha circa 50 negozi tra corner e negozi, tutti diretti, quindi nessun franchising, tutti diretti aziendali. Abbiamo fatto nel 2020 tutti gli investimenti previsti nel piano industriale che partiva dal 2019 e arrivava al 2023. Li abbiamo concentrati tutti nel 2020 perché abbiamo ritenuto che questa nuova attitudine, questo nuovo desiderio di dare importanza alla casa e a ciò che significasse, ci dovesse far trovare pronti una volta che ci consentissero di tornare a vivere, e per questo abbiamo deciso di concentrare in un anno quello che aveva previsto per 4 anni. Quindi abbiamo fatto il record di investimenti, tirando un po' la cinghia e ottenendo sostegno dal sistema finanziario, presentando un progetto credibile con un piano industriale credibile, non velleitario, ma siamo riusciti a mantenere l'obiettivo e a fare tutto quello che dovevamo fare, sia nell'ambito industriale che nell'ambito distributivo, nell'anno del Covid, che per noi ha significato il 35% in meno di fatturato, perché come sapete la biancheria è stato uno dei settori più penalizzati perché i negozi sono stati chiusi e anche nei supermercati che erano aperti le corsie dedicate alla biancheria erano chiuse. Quindi si poteva comprare lo champagne, si poteva comprare il caviale, ma non la biancheria, per motivi che bisognerebbe chiedere al legislatore, che ha ritenuto che lo champagne fosse un bene di prima necessità e un asciugamano non lo fosse. Abbiamo proprio fra pochi giorni un'apertura molto importante del cosiddetto flagship store a Milano in Corso Garibaldi, fra pochi giorni, quindi in una via molto importante, molto significativa dal punto di vista dell'immagine, il primo outlet con la catena più importante che è quella di McArthurGlen a Napoli, anche questo ottobre, quindi diciamo due segnali molto importanti di un posizionamento sempre più adeguato a una qualità alta che stiamo cercando mano a mano di far conoscere al pubblico. Se hai fatto una scelta di produrre qualità, la devi fare a 360 gradi, cioè sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e sostenibilità sociale.